vanno bene tutti e due purché si legga. Oggi si dicono che il digitale sia un problema per i giornali, per i libri, ma in realtà non abbiamo mai scritto e letto così tanto come da quando ci sono le email, i messaggini e anche i tablet, i computer. Secondo me ci sono dei libri che forse si leggono meglio in forma cartacea, altri in forma digitale. Penso che le nuove generazioni, le generazioni del futuro saranno abituate a leggere soprattutto ebook, ma ripeto, l'importante è che si legga, non ha importanza con quale sistema. La scrittura in rete, se pensiamo a Twitter, se pensiamo ai blog, certamente deve essere spesso più rapida, più breve, una comunicazione istantanea, però la rete, a differenza dei giornali, non ha limiti di spazio, quindi se da un lato molta parte di quello che finisce in rete è brevissimo, c'è anche lo spazio per aggiungersi dei link con storie sempre più lunghe, filmati, immagini e anche proprio con una scrittura di pagine e pagine che su un giornale non troverebbe spazio.